E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo settimo episodio della carriera allenatore con l'Inter. In questo video giocheremo contro il Lecce, farò un po' simulazione, un po' entrare in campo. Queste due probabilmente sempre in campo senza mai andare in simulazione. Questa qua simulazione, non veloce però. E poi penso che queste tre farò tutte e tre la simulazione veloce e poi finirà così il video. Prima di iniziare a giocare, però, vorrei fare un po' di convocazioni in nazionale. Allora, Perin lo leviamo. Anzi, no, leviamo Sirigu. Chiamiamo Chiellini. E Buffon lo vorrei prendere, visto che è Buffon. Quindi, fuori Perin. Ok, ho fatto solamente questi due cambi. E poi questa qua sarà la squadra. Adesso diamo il via alla partita contro il Lecce. Penso sia semplice. Infatti, ho messo la formazione di riserva. Simula partita. Andiamo. Barella, gli sfila il pallone. Si parte con Barella, lancia Bo Santos. Dai, dai, saltalo, saltalo. Lo salto. Non è vero. Però poi faccio il pallonetto e arriva il gol subito. Al sesto minuto di Bo Santos. Vidal. Ma che cazzo? Vabbè, attenzione a Falco adesso. Paganini, no, non ci credo. Sebischi contro Andano, contro Raduan, sì, gol. Vabbè. Calderoni, c'è Gallo. Oh, sbaglia il passaggio. Bo Santos, Lukaku. Contro il portiere. Lukaku. Ammazza che ha preso, non ci credo. No, incredibile. Fammela rivedere questa. C'è la prova del sinistro a giro. Ha fatto una bellissima parata. Barella, gli sfila il pallone. Ancora Barella, bravissimo. Lancia Bo Santos come prima. Bo Santos contro il portiere. Bo Santos. Un gol quasi fotocopia di quello di prima. Bo Santos verso Lukaku. Lukaku per il 3-1. Fallo. È ammonizione. No? Sì, ok. Allora, vediamo un po'. Questa punizione l'ho battuta anche un po' di video fa. Però me l'ha presa sotto l'incrocio. Vediamo questa qua come andrà. Korov! Che gol! Mamma mia, bellissima punizione. Questa qua ve la faccio vedere, ragazzi, perché io sto diminuendo un po' con i replay dei gol per non far durare troppo il video e per fare più partite possibili. Però questa punizione va fatta rivedere. Vediamo un po'. Va rivista. Sinistro, Promo si ferma. Vabbè. Era imparabile. È anche da più lontano di quella che ho battuto, mi pare, due episodi fa. Bella. Però il possesso stanno dominando loro, ma sui diri noi. Davvero. Dai, prendiamo palla però. Palla solo loro, non il pallone. Contropiede, Korov. Lukaku, Barella. Aprilo, aprilo. Vai. Devo fare un po' di cambi però. Appena finirà questa azione. Bo Santos. Bo Santos. C'è la doppietta. Oh no, scherzavo. C'è la tripletta di Bo Santos. Il punteggio è su 4-1. Il destra giro. E la para. Dentro, attenzione! 4-2. Un cambio di gioco verso Barella che controlla col petto, poi calcia! E dove l'ha tirata? Finisce così, facciamo l'intervista. Allora, sono felice della prestazione. Bo Santos è un esempio, mettiamo così perché ha giocato benissimo oggi. Poi alla fine mettiamo. Allora, c'è la preoccupazione per non essere riusciti a segnare il primo tempo? Perché non abbiamo segnato il primo tempo? Ma sì che abbiamo segnato. Va bene, mettiamo pienamente fiducia. Allora, questa per ora è la classifica. Noi siamo a ben 11 punti dalla Juventus. Però il Napoli ci è sotto solamente di un punto. È iniziato allora. Lukaku. Lautaro? Lautaro se ne va subito. Ancora Lautaro ci prova, niente. Oh, Eriksen. Christian Eriksen. C'è Hakimi, servito. Hakimi, di prima dentro Lukaku. Lukaku ce la fa. Arriva il gol dell'1-0 al 24esimo di Romelu Lukaku. Scherzo. Occhio. Alessandro. No, bello, ha giocato il gol. No, non ci credo, scandalo. Guardate. Allora, ingrandiamo bene. Tiro. Mano. C'è braccio, rigore, non l'ha fischiato. Bo Santos, Eriksen. Gliela alza ad Hakimi. Hakimi, dentro Lukaku come prima. Eriksen, Hakimi, Lukaku. Proprio come il gol di prima. Oh. No, raga, l'ultimo minuto. No, no, l'ultimo minuto no. Per favore, l'ultimo minuto no.
Ronaldo apre il gioco, Gluzetti, lo sapevo. Guardate un po'. Guardate. Rigore. No, non c'è. No, dai, non ho cliccato nemmeno cerchio. No, non è possibile, non è Dai, possibile. ma Poi rigore che non mi hanno dato il primo tempo. Ma poi che fallo è? Cioè la palla stava in mezzo al piede, gliel'ho pure toccata. Vabbè. fallo, Andiamo un Devani. po'. Sbagli anche Pure un Pepe. cambio, così. Ronaldo, Andanovic, Ronaldo pallonetto e gol. No! Non ci credo, non ci credo. E finisce così, vabbè. Non si sapeva tanto. Che qualcosa sarebbe successo alla fine, ma si sapeva. Che il Napoli perde. Per favore. Ha perso, non ci credo. Meno male. In coppa, quarti di finale, la Juventus. Ma mica l'ho detto che abbiamo incontrato agli ottavi di finale di Champions League l'Atletico Madrid, e non sarà per niente facile. Mo, questa partita contro la Lazio, fuori casa però. Rashica, oh, fuori gioco. Come giocano? Oh, è fuori Rashica gioco, la no. porta qui. E gol. 1-0, è arrivato il E gol. vabbè. Una prateria aveva. Non è fuori gioco a quanto pare. Vediamo un Il Lecce attimo. permette di apprezzare Non lo meglio so, boh, Lovren, forse ma potrebbe viene riconfermato il gol. esserlo, eh. No, non è regolare. Impeccabile quel tiro dal Milinkovic rovescio. apre il gioco verso Hakimi. Dentro Occhio Lukaku. Lukaku. Lukaku, levati dal cazzo, di dietro. Beh, gol! Lukaku 1-1 al 45esimo. Si era buttato. Che ne so, voleva rubare il gol. Che ha fatto Milinkovic, mi pare. Vediamo un attimo un po'. Sì, magari fammi vedere il replay. Non mi interessa le Azione risultanze in d'onda che tribuna. tenta di essere Allora, breve vabbè, per qua Hakimi mi recuperare il pare. contropiede Lukaku la finta. Poi, ma e chi è? poi Skriniar, Scriniar per chi c'era intercetta Skriniar palla lì? in portiere. Intercetta l'ennesimo tiro avversario e c'è il gol della La 2 Lazio. a 1 dietro Rafa. Rafa, Attenzione, Rashica, Lukaku Barella, ha voluto niente gol. muoversi, si muove Vabbè, anche qua lui con Andanovic l'orologio ho immagine provato a abbastanza farlo uscire per sicura. coprirgli un Anche po' lui della faceva traiettoria parte della Rashica, ma squadra per la niente. rimonta. Poi penso si pronuncia anche Rashica, Peccato il ma non mi possesso interessa dell'Inter. sinceramente, stiamo perdendo 3-1. Mancano 20 minuti e stiamo facendo veramente schifo. Lazio, occhio al Ok, corner. Caicedo non la Situazione prende. C'è difficile, Rashica. attenzione. Conclusione Rigore. indiscriminata. Non ci credo. 4-1. L'andata mi L'arbitro pare che Bonelli avessimo sta vinto iniziando a togliere 4-1. il cappellino. Sì, va bene, però il fallo di preciso a chi? Che cosa? Ah, non capisco. Caicedo! La palla in No, te l'ha portiere. messa. Contro Ha spazio per avanzare. Rafa. Hakimi se ne va. Si porta Ancora indietro. Hakimi. Il sinistro! Cerca di Bellissimo gol di recuperare Hakimi. Lukaku. Si sono Nonostante difesi. non Sono penso che ripartiti. questa partita la recupereremo, però. Risultato adesso. Finisce Sta così. iniziando la gara con il 4-2 Lecce. per la Lazio. Questa qua è tipo la partita contro il Lecce di prima. 1-0 per noi. Però stavolta per loro. Poi 1-1 e poi. Vabbè, 4-1 e poi 4-2. Per fortuna il Napoli non ha vinto. Vediamo un po', mi pare abbia pareggiato. Se non sbaglio, sì, infatti. Adesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Dovrò cambiare un po' la squadra perché sono tutti stanchi. Purtroppo questa partita rivoluziona un po' i miei piani perché io pensavo di simulare le prossime tre partite, invece niente, questa qua la dovrò giocare. Io Iniziamo con possesso un della simula palla in partita, portiere. poi entrerò in Ancora. campo. Occhio La mette a Vidal. Lukaku, copre il pallone, poi la dà. Oh, ma Attenzione perché non l'ha all'arrivo presa di Vidal. Liseda? Va bene Palla in comunque, vantaggio. perché arriva il gol Può dell'ex rivedere il vantaggio. Vidal, che Lazio però ricomincia la non partita esulta. bene. Risultato: l'undicesima Coppa e Blancos della No, non Coppa ci Italia credo. della stagione Devo bloccarlo. 2023. Oh, torna in porta. Ha scavalcato il Ma portiere. quanto ci ha messo? No, vabbè. Da. Verticalizzazione qui. La finta. Aliseta col destro a Sperano che si sveglie Dybala. giro. Ecco Oh, Alessandro. ma che? Donatiere Andanovic, attenzione. No, no, Ma vabbè. che gol ha fatto! Ma che mi ha Il giocato da suo solo. secondo a Fulmini per i Santos. tifosi nerazzurri. Oh. Tocco profondo per il Perri, vai. tiro in difesa. Perri. Ha del pallone che può Perri. portare in parità, No, attenzione. ma come fai a sbagliare? Ah, la parata, no, incredibile la parata. Dai, ti prego. Diop! Gol Diop, sì! All'87esimo, finalmente segna Diop. Forse è pure il primo gol con questa maglia. Ma va bene così. Inizio dei supplementari. Ragazzi, non vi ho fatto vedere praticamente niente dei supplementari, comunque. Calci di rigore. Pronto Vidal Metto subito sull'indietro. pronto, vediamo un po'. Allora, apriamo il piede. Vidal, parata.
Andiamo. Incrocio di nuovo qua. Cioè, la tiro sempre là, eh. Lukaku! Imprendibile. Ok, siamo in vantaggio per ora. Apriamo anche questa. Niente. Allora. Incrocio di nuovo. No, la prende. Prova a metterla sotto l'incrocio. E vai. Cioè, non è sotto l'incrocio, però l'ho spiazzato. Bentancur. Niente, io, incredibile. Lui la tira sempre dalla parte opposta. Chissà perché. Non so se entrerà mai. Sì. Andiamo. Dai, dai. Pariamo già. Qua. Incrocio. No. Traversa. Traversa di Chiesa che è uscito. Per sostituire Ronaldo. Adesso c'è Eriksen. Dai, ce la puoi fare Eriksen. No. No. Ho cliccato cerchio troppo presto. Ti prego. Jordi Alba gliela para Handanovic e siamo in semifinale di Coppa Italia. Ragazzi, questo incredibile video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse stato, lasciate un mi piace. Io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella.